dire che la mia performance ha generato una coda. Eh? Vogliono tutti fare questo adesso. Siamo al nord della Germania, quasi al confine con la Danimarca, nell'antico villaggio Aitabu, un villaggio vichingo. Prima però di vedere questo video, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche dei nostri video e adesso venite con noi in questo Vikings World. Vikings. Questa è la sigla del nuovo programma sui vichinghi condotto da Gianmario, che ci spiegherà esattamente dove ci troviamo. Allora, stiamo andando nel vecchio villaggio di Ireby, dove era andata a vivere Lagertha, la ex moglie di Ragnar, dopo che aveva deciso di andare via da Kattegat. Una chicca. Se avete visto la serie sui vichinghi forse capirete, se avete studiato storia medievale all'università, no. La realtà invece dei vichinghi è questa. C'è questa energia che è rimasta nel tempo, mentre dalle nostre parti comunque il paesaggio è andato cambiando, invece qua è rimasto tutto uguale, quella energia dell'epoca la senti ancora, quella connessione con la natura. Queste sono le foto reali del villaggio, come è stato trovato. Bestiale. Queste erano le rune, le scritte sacre dei vichinghi. Wow! Wow. Easy. It's not a problem. I will win. She's winning. She came from Italy, yes, to do this. I'm from today. Roman. No. No. No, okay, you don't be a Roman. Thank you. Thank you. Ho fatto il centro. Vuol dire che la mia performance ha generato una coda. Eh? Vogliono tutti fare questo adesso. Questi sono dei letti enormi. Qui dormivano in tantissime persone. Spade vere, i bambini hanno spade vere. Allora.
abbiamo sentito parlare più persone in varie lingue, francese, inglese, e questo perché vengono durante questo evento da tutte le parti del mondo e restano qui a dormire per rivivere un po' quelle che erano le abitudini e i metodi dei vichinghi, dal craft, quindi dall'artigianato, al cibo, all'alcol, cioè rivivono proprio quel tempo, immedesimandosi in questo contesto. Tutto quello che vediamo, gli oggetti, i bicchieri, addirittura c'è una bara, sono tutte riproduzioni basate sui veri ritrovamenti che ci sono stati in questo sito archeologico vichingo. Stanno facendo il burro. Abbiamo preso un idromele, che era la bevanda più bevuta dai vichinghi, insieme alla birra, ovviamente. Questi bicchieri bellissimi, proviamo. Già mi possiamo comprare una bottiglia, te lo dico. Skol! Skol! Queste hanno le corna, non mi avvicinerei troppo. Allora, Ele dice che queste mucche sembrano degli Yorkshire. Il nostro viaggio all'interno della cultura vichinga è finito. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi lasciamo tutte le informazioni per poter partecipare a questo raduno, a questo evento l'anno prossimo, che si tiene a luglio in questa zona della Germania. Troverete tutti i link in descrizione. E per il momento vi salutiamo con questo saluto. Sembra una manifestazione non sentita, eh? No, infatti c'è poca gente, vero?